piacere. Io sono Crucco, ciao. Perché, che cosa volete da me? Tranquilla, tranquilla, vieni qua, dai. Oh, cavolo. Ora ti spieghiamo tutto, va bene? Chi siete voi? Come allora, lo diciamo? Noi saremmo i tuoi nuovi genitori. Ah? Esatto. Aspetta, aspetta. Credevo che era uno starnuto. No. Voi volete adottarvi? Davvero? Sì. Ciao. Cosa sono queste cose qua? Che cosa cuscini? Non sono dei cuscini. Come le vorresti chiamare? C'ho pure io dei cuscini, guarda. Ti piacciono? Ma che problemi di vista hai? Dai, ma non gli vuoi dire cosa sono per davvero quelle cose, cavolo? È una femmina pure lei, no? Sì. Guarda, lei è il mio giocattolo, si chiama Signor Stilton. Aspetta, eccolo. Ti piace? Che carino. Posso accarezzarlo? No. Che carino. Non sono accarezzato, Signor Stilton. Non ma hai detto di sì! No, il mio, ok, scusa. Non voglio che me lo rubi, capito? Io mi chiamo Sviserina e questo è il posto in cui sono rinchiusa da ben tutta la mia vita, da quando effettivamente mia mamma mi ha abbandonato. Mi fa piacere. Vorrei portare qualcosa di tuo, se ce l'hai. Giusto, allora, portiamo questo, portiamo il signor Sputo, portiamo il signor Cacasbura, portiamo il signor Scimmiotto Scimmia. Questo drago è molto importante. Come si chiama? Si chiama... Pene. Non l'ho mai visto. Giocattoli? Sì, tutti pure questo, il signor Pene. Ah, giusto, pure lui. È un giocattolo? Sì, si chiama... Si chiama Doppiatore. Ed è un animatronic. Ciao a tutti. Oh mio Dio. Allora, come state? Parla. Sì, lui si chiama Doppiatore. È il mio amico del cuore. Tesoro, allora io sono davvero felice che tu abbia i tuoi giocattolini. Possiamo portare tutto quello che vuoi, ma proprio tutto. E io non sono un giocattolo. Sono importante, anche perché ho i bei regali, guarda. Per te. Avete visto che bello? Lui mi fa questi doni ogni volta. E non solo, una volta mi ha portato un segreto alla casa dove ero prima. E mi ha fatto vedere una cosa assurda. Era tipo un fiore nero. Davvero? Sì, ce l'aveva tipo qua. Ha fatto vedere proprio quel fiore. Io faccio vedere quello che voglio. Oh, dei baffetti. Aspetta. Hai visto? Dobbiamo portarlo, lui, hai capito? Altrimenti se io non vado insieme al doppiatore, io non vengo con voi. Sì, ma non possiamo metterci un'altra persona in casa. Signor doppiatore, ma questo è tipo il fiore che ha fatto vedere alla bambina? Eh sì. Ma cosa c'è di male di svegliati in questo fiore, secondo te? Non lo so, sono veramente strani. Non lo so, non ho le più pallide idee. Facciamo che io li seguo, però tu li stalkeri, va bene? Nasconditi da qualche parte, lì dietro, vai, va. Oh, eccomi! Sviserina, vieni un attimo. Oh, sì. Dobbiamo portare questo? Sì, tutto, sì. Tutto, ok? Praticamente ci sono anch'io in mezzo. Ti ho detto di nasconderti, doppiatore! Simo, dimmi. Portamela via e ti distruggo. Senti, lo vedi questo? Ecco, hai capito? In faccia. E tu lo vedi questo? So due palle che te vengono addosso. Con te sabato non c'esco più. E adesso dovrei per forza andare a presentare un altro biliardo. Scusa. Provo a essere imbucato. Mi devo imbucare. Franca, buon gusto, ci assomiglia per davvero, guarda il muso. Guarda, queste qua sono le palle. Per questo è chiamato bene, giusto? Cavolo, ma quest'uomo è proprio intelligente. Tu sei molto ragionevole, bravissimo. Senti, io non ti voglio dire niente, ma io so la palla col... Ma c'è una scimmietta, riga in calabrese. No! Mamma, per quale motivo papà sta avendo delle convulsioni? Ah, dov'è? Aspetta, il mio... Doppiatore! Chi? È rimasto lì in fondo! Ma i mortacci vostra! Aspettatevi! Ma che bel posto che è questo! Ci sono i girasoli! Che bello! Ti piace i girasoli? È quella la casa, quella sulla sinistra! Sì, non la vedo io! Oh, aspettate, sono caduta! Ehi, tranquilla, dai, aspetta. Mi sa che c'è una gamba storta. Mi sa che sono rotta io. La gamba storta. Ci penso io. È a posto? Sì, tutto ok.
Voi entrate dentro, vi raggiungo io. Adesso aspettate un attimo, va bene? Mi hanno fatto correre fino qui. Adesso io vado insieme dai miei nuovi genitori. Tu, mi raccomando, non... vedi di nasconderti, va bene? Ehi, piccolina, ciao. Non lo vuoi? Ok. Sono scemo. Oh, wow, aranciata. No, non è aranciata. Praticamente è salsa di pomodoro. Mi prendo in giro. Aspettate un attimo. È buonissimo. Ma è strano che mangia con le mani. Tesoro, ma non te l'hanno insegnato all'asilo che devi usare le posate per mangiare? Appunto, forchetta, cucchiaio, coltello. Un goccio per fuori, scusa cara. Questa è mia. No, è mia. Allora, piccolina, sì. Ma tu quanti anni hai? Non dovresti sapere la mia età, giusto? Rispetto a... Ma tu non la sai la tua età? Sì, certo che la so. E quindi? Sapete chi la sapeva? Ah sì, la sapeva Doppiatore la mia età. Doppiatore, ma che cosa ci fai qua? Avevo fame, quindi mi sono nascosto qui nella zuppa. Devi andartene, ok? Devi nasconderti da qualche parte. Ma questo qui? Oh no! Ma che ci hai seguito? Adesso vieni fuori, vieni subito fuori. Vieni qua. Adesso ti porto qui, vieni qua. Subito, vieni qua. Vieni qui subito, cavolo. Ora ti prendo per la testa e vai. No, no, Doppiatore, no. Così impari. Sì, mia amica. No, non è ancora finita. No, apri la bocca tutta. No, ancora. Però sai cosa? Ecco. Ma che schifo, l'ha mangiato lui. Va bene, mamma, mi mancherai un sacco. Ciao papà. Dai, ma ci vieni qua, mamma. Ciao. Cino. No, perfetto, dai, buonanotte. Buonanotte, mi mancherai tanto, mamma. Tu e i ricordi. Però io voglio Doppiatore con me. Lui ha sempre dormito insieme a me. Perché non dovrebbe esserci gay? Piano piano. Oh no, c'è lì papà. Ok, non mi ha visto. Doppiatore, Doppiatore, andiamo, ti porto dentro, va bene? Va bene, ero stretto a dormire. Fai piano, sbrigati. Corri. C'è anche un altro letto qua, vedi? Ti senti al tuo agio adesso? Finalmente posso avere un letto. E finalmente possiamo continuare a raccontarci le nostre storie. Allora, raccontami per quale motivo sei diventato una palla da bowling. Aspetta un attimo, Franco, porco. Buongiorno. Oh, oh. Buongiorno. Oh mio Dio, di nuovo tu. Vieni qua! Oh no, mangia! Pure il ferro! Basta! Lo farò io!